Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Gilda TV per un nuovo appuntamento con le mappe concettuali, questa volta dedicato alla disciplina della storia. La mappa concettuale in storia può essere anche pericolosa, nel senso che può limitarsi a una semplice elencazione di fatti, di dati, il che aiuterebbe lo studente nell'indispensabile ricezione mnemonica dei fatti che deve saper discutere, ma sfuggirebbe all'obiettivo didattico e formativo della disciplina, quello di saper discutere, interpretare i fatti o confrontarsi con le interpretazioni, ovvero con la storiografia. La mappa concettuale deve quindi far emergere dai dati che riporta le possibili interpretazioni o le relazioni esistenti tra i fatti stessi. Ho scelto la mappa concettuale dedicata alle origini della Guerra Fredda, che è composta di 3 pagine, sufficientemente breve per essere trattata nel nostro spazio, e che prevede un discorso sull'origine di questo evento, sulle ragioni del conflitto e sull'evento culmine che in qualche modo rende irreversibile questo processo di tensione tra le superpotenze, ovvero la divisione della Germania. Nella prima pagina, dedicata alle origini della Guerra Fredda, ho commesso una scorrettezza, ho inserito la definizione dell'evento in un rettangolo che a sé non ha alcun rapporto con le altre parti della mappa. Si tratta di una definizione importante, il prerequisito, il presupposto, una sorta di postulato senza il quale non è possibile poi impostare gli altri ragionamenti. Quindi nella prima colonnina verticale la definizione sostanzialmente affermava che si tratta di una tensione quarantennale tra le due superpotenze, questa reciproca ostilità, e quindi nel colonnino all'inizio da che cosa si parte? Da far notare quanto fosse innaturale quell'alleanza verificatasi nella Seconda Guerra Mondiale tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, in quanto le due potenze, i due grandi stati, rappresentavano modelli socio-economici molto diversi, che non avrebbero potuto convivere in una futura pacificazione. E infatti, a partire da questa considerazione, il colonnino verticale si dipana in due direzioni, in due colonne parallele che possono essere lette l'una separatamente dall'altra ma anche in relazione, dove vengono descritte quali erano le condizioni che l'URSS avrebbe preferito, l'Unione Sovietica per il dopoguerra, le favorevoli, contrapposte a quelle degli Stati Uniti. Prima però, sempre dal colonnino iniziale, si dipana una parentesi graffa che propone o ricorda la questione storiografica sull'origine della Guerra Fredda, o meglio, ricorda quelle teorie secondo le quali la Guerra Fredda era già iniziata durante il conflitto mondiale, come testimonia la corsa che costa tantissimo sul piano umano dell'Unione Sovietica per arrivare a Berlino prima degli alleati e mettere le carte sui documenti tedeschi sulla ricerca delle armi, oppure il lancio delle bombe atomiche che viene spesso interpretato come anche un avvertimento preventivo all'URSS su quali erano i reali rapporti di forza su cui fondare la pace. Così come viene ricordata la conferenza di Yalta, che avviene in pieno conflitto ma durante la quale già le due superpotenze si accordano sulle future aree di influenza. Ritorniamo alle aspettative delle due superpotenze. Si mette in evidenza, in contrapposizione, le diverse condizioni in cui le due nazioni si trovano all'indomani della guerra. L'URSS distrutta, con oltre 24 milioni di morti, gli Stati Uniti non colpiti nel loro territorio e con un'economia che ha ripreso ai massimi livelli proprio grazie alla guerra. Le esigenze dell'Unione Sovietica sono di sicurezza, garantire il proprio territorio e quindi volere che tutti i paesi ai suoi confini in qualche modo passassero al suo sistema politico ed economico, mentre invece l'esigenza degli Stati Uniti è che i paesi della loro area di influenza, pur ad ordinamento politico-democratico, non compissero mai la scelta di passare dall'altra parte dello schieramento, cioè non vi prevalessero i partiti antisistema con i partiti comunisti. Da qui, come vedremo, la politica del contenimento di Henry Truman. Bene, quando queste esigenze si vengono a scontrare? Nella seconda pagina questo è visto, vengono ricordati due problemi, quello della Polonia, che aveva il governo in esilio, ma che l'Unione Sovietica non voleva riconoscere, avendo il suo esercito, l'Armata Rossa, occupato il paese, e quello della Germania. Punto di equilibrio, di confine tra i due blocchi. Se la Germania fosse stata condizionata dall'uno o l'altro dei due blocchi, avrebbe alterato l'equilibrio. Quindi viene descritto come si forma il blocco socialista orientale, in modo piuttosto semplice perché si tratta sostanzialmente di colpi di Stato
i ministri comunisti prendono i posti chiave del potere e impongono il sistema a partito unico. Ho particolarmente notato il caso della Cecoslovacchia, perché quello, e rimando ad un'altra mappa concettuale, condizionerà molto le elezioni italiane del 1948. Più complessa è la formazione del blocco occidentale capitalista, perché qui le finalità degli Stati Uniti erano diverse. Loro volevano garantire l'ordinamento democratico, ma assicurarsi l'assoluta alleanza. Quindi puntano su diverse questioni che vengono riassunte. Primo, eliminare definitivamente dal proprio blocco le vecchie contese nazionaliste, tipo quella franco-tedesca. Elevare il benessere della popolazione in modo tale che un benessere diffuso e un'economia in crescita avrebbero diminuito le preoccupazioni di carattere nazionalistico, appunto, procurarsi un partner economico da poter dominare con il quale commerciare direttamente, perché gli Stati Uniti avevano compreso, e qui viene ricordato, che se fossero rimasti solo loro l'unico paese a detenere tanta ricchezza, non avendo partner commerciali, per sovrapproduzione la loro economia, come nel 29, avrebbe rischiato di implodere. E qui c'è tutto il riferimento al piano Marshall, e a unire le due colonne viene ricordato come il piano Marshall fu proposto anche ai paesi del blocco comunista. Non si sa se per un bluff, sapendo che non avrebbero accettato, e per metterli in difficoltà politica, oppure con reali intenzioni. La mappa concettuale si chiude con l'evento culmine che rende irreversibile la guerra fredda, ovvero la divisione della Germania. Si ricorda che la Germania era divisa in quattro zone di occupazione. Qui proprio in modo simmetrico si aprono due percorsi. Qual era la proposta dell'URSS? Forse la più giusta: una Germania neutrale che non appartenesse a nessuno dei due blocchi. Gli USA non vogliono questo, si spiega il motivo per cui gli USA si oppongono a questa soluzione, e la loro tattica era quella, attraverso il piano Marshall, di rendere così superiore il tenore di vita, soprattutto a Berlino, rispetto a quello dei paesi comunisti, in modo da creare un forte malcontento della popolazione sottomessa al potere dell'URSS. Qui si iscrive l'evento del blocco di Berlino, che porta al ponte aereo, che dura poco più di un anno, al termine del quale si capisce che non è possibile raggiungere nessuna conciliazione, quindi gli occidentali unilateralmente fondano lo Stato tedesco occidentale, la Repubblica Federale Tedesca, i sovietici il loro Stato comunista, la Germania comunista. C'è anche un riferimento nella logica passato-presente: si ricorda che dalla fine del blocco di Berlino, Berlino Ovest fino al 1989 manterrà nei propri magazzini delle riserve alimentari di sopravvivenza che potevano bastare per 3 anni e che saranno, con la caduta del muro, donati ai paesi in via di sviluppo. Abbiamo terminato, io ringrazio tutti per la vostra attenzione e spero in un prossimo incontro.